è finita con la contestazione dei tifosi all'indirizzo di squadra e società. Il Giulianova, in panchina Beppe Giglio per la squalifica di Federico Del Grosso, non poteva permettersi di perdere contro il Tolentino, ma i cremisi si sono imposti per 2-1 con il gol del successo arrivato in piena fase di recupero. I marchigiani hanno capitalizzato al meglio gli errori dei padroni di casa sotto nel punteggio dopo appena 7 minuti. Diamutene chiude male su Minnozzi che va via in velocità sulla sinistra, lascia poi partire un tiro non irresistibile, ma su cui Di Piero, che in campionato è stato sempre tra i migliori in campo, arriva goffo non riuscendo a trattenere il pallone che scivola in fondo al sacco. Il pareggio il Giulianova lo trova poco dopo e il 12° calcio di punizione dal limite, serie di rimpalli, la sfera arriva a Torelli che scaglia il bolide in rete. Riagguantato il pareggio, i giallorossi propongono comunque un buon fraseggio a centrocampo. Cipriani opera una buona circolazione di palla, mentre Cesario e Di Paolo, supportati da Barlafante, hanno il compito di impensierire la retroguardia avversaria. Rischia però il Giulianova il contropiede marchigiano, spinto spesso da Di Domenico Antonio e da Minnozzi. Sul finire di tempo, prima Barlafante con un tiro da fuori e poi Di Paolo con una rovesciata in area, non trovano lo specchio della porta. Nella ripresa mister Mosconi presenta subito Strano al posto di Pagliari e sarà l'arma vincente, perché proprio Strano realizzerà poi la rete del 2-1 finale per i cremisi. Tolentino più aggressivo, ma dopo il quarto d'ora il Giulianova prova a macinare più gioco. L'innesto di Vitelli per Di Paolo non dà però quella maggiore pericolosità in attacco. Al 16° la formazione giuliese reclama un fallo di mani in area. Il tocco con un braccio di Viola sembra esserci, ma il direttore di gara concederà solo l'angolo. Le occasioni da rete però mancano in area marchigiana. Cesario viene fermato per un fallo ai danni di Bucosse. Al 41° Minnozzi, sempre su azione di ripartenza, sfiora il nuovo vantaggio. Nel Giulianova, allontanato dalla panchina un collaboratore, e al 47° nel secondo dei 4 minuti di recupero, la doccia fredda per i giallorossi. Sugli sviluppi di un corner, Di Piero tentenna nell'uscita. Strano colpisce indisturbato, piazzando il pallone alle spalle di tutti per il 2-1 che regalerà 3 punti pesanti e che consentono al Tolentino di scavalcare la formazione di Federico Del Grosso alla terza sconfitta consecutiva. Tolentino oggi fuori dai play-out, Giulianova invece invischiato nella lotta salvezza. Rispetto a loro abbiamo creato molto di più. Loro si sono affacciati 2 volte nell'area di rigore nostra e hanno fatto 2 gol. Quello è colpa, l'unico errore è che appena fanno un'azione prendiamo gol. Dobbiamo migliorare su questa cosa qua. È un aspetto mentale, fisico, perché il Giulianova oggi insomma ha disputato forse una delle più brutte partite. No, guardate, quando sono arrivato, secondo me come atteggiamento non abbiamo sbagliato nulla. Eravamo aggressivi, arrivavamo sempre noi sulla palla, abbiamo cercato di giocare. Purtroppo è un periodo che ci gira male e speriamo che dopo le feste vada meglio. Sono episodi oppure c'è ingenuità e mediocrità per aver preso questi 2 gol? Ma se va a vedere la partita sono stati solo 2 episodi. Che però hanno determinato il risultato della sconfitta. Sì, su quello sono d'accordo, infatti io ci prendiamo tutte le colpe, tutte le responsabilità, perché su 2 tiri prendere 2 gol è sicuramente la responsabilità di chi va in campo. Ci assumiamo responsabilità, come ho detto prima, è un periodo dove magari alla prima azione prendiamo gol, gira male, speriamo vada meglio dopo la pausa. Abbiamo un po' di tempo per lavorare sulle nostre idee, sui nostri concetti e cercare di tornare dopo le vacanze più preparati di prima. Cosa vi siete detti in uno spogliatoio? Ci siamo detti quando perdi una partita così c'è il rammarico, ci siamo detti che così non va bene, nel senso che bisogna trovare delle soluzioni, a questo periodo no. C'è stata anche la contestazione poi nel finale. Sì, vabbè, giustamente i tifosi ci hanno contestato, perché veniamo comunque da un po' di sconfitte, anche se le prestazioni secondo me con Notaresco, Pineto, ma secondo me anche oggi la prestazione c'è stata, però giustamente nel calcio contano i risultati. Ragazzi, è un gruppo eccezionale, però bisogna rimanere umili, ha fatto la differenza chi è entrato in campo, anche Cicconetti 2000 ha fatto una giocata importante, Tirabassi 2000, abbiamo finito la partita con 6 sotto quota. E li ringrazio perché gli atteggiamenti sono questi giusti per ottenere. Noi siamo ancora in gomma, tra virgolette, ne usciremo quando saremo a parte di là della classifica. Era una partita, secondo me, in equilibrio, che l'episodio avrebbe cambiato l'inerzia della partita. È arrivato alla fine e alla fine era anche quasi meritata, però dispiace perché Giulianova è una grande piazza, una bella realtà, e gli auguro di riprendersi al più presto. Mister, avete saputo capitalizzare gli errori del Giulianova sia nel primo gol sia nella ripresa nel 2-1 di Strano?
Sì, vabbè, tanto questa è l'interregionale, nel senso che gli errori si pagano a caro prezzo. Noi adesso stiamo raccogliendo quello che ci meritiamo sul campo. All'inizio sicuramente non meritavamo le sconfitte e i non punti fatti, era una cosa immeritata. Adesso stiamo raccogliendo quello che seminiamo, però testa bassa e pedalare, non abbiamo fatto nulla, campionato difficilissimo. Noi siamo una delle squadre più giovani, però con un cuore immenso, sti ragazzi.